Buon anno! Ok, ciao e benvenuti in questo nuovo special di Intanto in Thailandia. Come al solito ho aspettato quei 5-10 secondi che il 20% di persone non interessate, cioè quelle che cliccano sul mio canale solo perché magari pensano che il titolo possa interessare, poi vedono la mia faccia, oddio! E cambiano canale. Quindi auguri. Come al solito ti inviterei, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Sto facendo questo special come special di fine d'anno e per augurarvi un glorioso e stupendo 2020. Il 2019, o per meglio dire gli ultimi 6 mesi del 2019, in quanto io ho iniziato a pubblicare video intorno alla fine di giugno del 2019, video sulle notizie della Thailandia, è stato pieno di notizie per tratti belle, per tratti strane e per tratti sorprendenti. La prima notizia che pubblicai a fine giugno era una notizia che riguardava una nuova legge che è entrata in vigore per quanto riguarda il fumo. Cioè, ormai in Thailandia è vietato fumare in casa proprio. Cioè, proprio io sono a casa, voglio accendere una sigaretta, non lo posso fare. Ovviamente, se sono solo in casa lo posso fare, ma se io ho moglie e figli. Non lo posso fare, vengo denunciato, mi condanna, il giudice mi condanna a qualche mese di trattamento per antifumo, cioè mi fanno fare un corso per smettere di fumare e esco. Altre notizie a seguire, ci sono stati italiani arrestati, italiani che sono morti, italiani che sono stati ammazzati. Si è assistito al bipolarismo della Thai Airways, in cui in un comunicato stampa il presidente della Thai Airways International dice che è la compagnia di bandiera e non hanno problemi e si prevede per l'anno prossimo miliardi di miliardi di introiti, miliardi di passeggeri e sono i migliori. E poi dopo 5 minuti un'altra notizia dice Presidente della Thai International, per evitare il fallimento, chiede ai funzionari della Thai International di autotagliarsi lo stipendio. Poi esce fuori con un'altra notizia con i grafici che la Thai Airways è fantastica e non c'è nessuno è meglio al mondo della Thai Airways. Subito dopo esce un altro comunicato stampa che il presidente della Thai Airways ha tagliato i bonus ai dipendenti, quindi hostess e steward non prenderanno bonus, perché già è abbastanza gratificante avercelo un lavoro, quindi invece di ringraziare Dio volete pure il bonus? No, non avrete il bonus e continuate a lavorare. Zitti. Quindi questo bipolarismo del presidente della Thai Airways. Altre notizie importanti che sono successe in questi 6 mesi è stata la legalizzazione della marijuana per uso terapeutico. A questa notizia segue anche l'altra notizia che si permetterà ai cittadini thailandesi di poter coltivare fino a 6 piantine di marijuana a casa. Certo, il fatto della marijuana un po' lascia un po', non perché l'abbiano legalizzata, per carità, penso che dovrebbe essere legalizzata per tutto, io non ne faccio uso, ma
nel momento in cui la vieti stai solo facendo arricchire la criminalità organizzata. Però quello che mi ha stupito del primo articolo che parlava della liberalizzazione in Thailandia è stato che i primi stock di medicine, di farmaci a base di marijuana saranno prodotti con le tonnellate di marijuana sequestrate ai trafficanti. Ma io so che per esempio in Italia per poter coltivare la marijuana occorre avere una licenza, e non solo la licenza, per poter ottenere questa licenza, oltre a rientrare in un numero ristretto di persone che possono avere quella licenza, sono licenze limitate, ma poi anche devi dimostrare di avere un terreno che abbia delle caratteristiche idonee per produrre un prodotto che poi userà la gente. Quindi cioè, non è che ti puoi mettere a produrre, a coltivare marijuana su campi magari inquinati, magari dove ci sono scorie radioattive, magari dove buttano la spazzatura, ecco, o sopra la fogna, cioè, ecco, sicuramente crescerebbero rigogliose, però magari poi chi fa uso dei prodotti di quelle piante là magari potrebbe avere degli effetti collaterali non preventivati. Ecco, questo un po' mi ha spiazzato, però ecco, diciamo che la Thailandia si rimbocca le maniche e va avanti lo stesso. Per esempio, per poter, ovviamente, visto che negli altri paesi non è che la marijuana viene prescritta così, ma occorre appunto prescriverla, cioè occorrono dei motivi per prescrivere la marijuana, cioè glaucoma, un tumore, stress pesante, aggravato, insomma, dei motivi seri. Allora si sono organizzati e hanno fatto, hanno stabilito di dare la licenza per poter prescrivere la terapia medica a base di marijuana ad alcuni medici. Quindi c'è un tot numero di licenze che permettono appunto ai medici di prescrivere la marijuana dietro un compenso da parte del paziente, e queste licenze vengono consegnate dopo che tu fai un test su internet. Quindi saranno dei test a risposte multiple, ti metti su internet, ti metti con il libro accanto, vedi la domanda, vedi quella la risposta, clicchi e ti prendi la licenza. Anche questo un po' spiazza, ma comunque diciamo che almeno hanno preso una direzione in un certo senso. Sempre negli ultimi 6 mesi, fra le tante cose che sono successe, per esempio è uscita una nuova legge che vieta di poter lavorare da remoto in Thailandia. Cioè, se tu sei italiano e pubblichi video su YouTube o pubblichi articoli su blog, pubblichi fotografie su microstock o whatever, in Thailandia non lo puoi fare, perché se ti beccano che stai lavorando, perché fondamentalmente YouTube, la pubblicità Google con la pubblicità nel blog, il microstock ti pagano per quelle fotografie, per quel video, per quell'articolo, e ovviamente risulta che tu stai guadagnando in Thailandia ed è illegale, in quanto è uscita un nuovo visto, la Smart Visa, per appunto i lavoratori digitali, che però hanno richiede che tu abbia uno stipendio da diversi anni, quindi comunque non è che hai iniziato a lavorare adesso, sei diventato un blogger adesso e poi il mese scorso mi hanno pagato 3.000 euro. No, devi avere diversi anni che ogni mese si vede quanto guadagni, e comunque il guadagno minimo mensile deve essere di almeno 2.500 euro al mese. Per cui questo è qualcosa che un po' può essere pericoloso, perché un po' tutte le persone che vanno a visitare la Thailandia fanno filmati, scattano foto, passano tempo in internet caffè o da qualche altra parte, in un co-working space col computer a fare qualcosa, e se ci dovesse essere un controllo da parte delle istituzioni magari si rischierebbe anche di finire in galera, o se si è fortunati solo a pagare qualche multa, qualche centinaio o migliaia.
Un altro evento successo in Thailandia in questi 6 mesi è stata la visita del Papa, che erano praticamente decenni che un Papa non andava a visitare la Thailandia. Praticamente il Papa ha fatto il giro dei paesi asiatici, quindi è stato in Thailandia, poi è stato in Giappone, è stato in ogni tappa, si è fermato per qualche giorno, ha tenuto la messa e insomma si è incontrato con i fedeli del posto, quindi cattolici thailandesi, che sono pochissimi, perché la Thailandia in prevalenza è al 94% buddista, poi c'è un 4% di musulmani e un 2% di tutte le altre religioni, quindi cattolici, protestanti, induisti e via discorrendo. Un'altra notizia che è stata molto dibattuta è stato l'orario di apertura dei bar. I bar, ovviamente, locali che servono a cattolici e dove appunto si trovano tante ragazze che cercano la compagnia di stranieri. E praticamente ci sono delle dispute aperte se devono chiudere a mezzanotte, alle 2, alle 4, non si sa. Dice che se chiudono prima si facilita, insomma si migliora la salute della gente. Ma considerando che i 7-Eleven sono aperti H24 e vendono birra, vendono alcolici, super alcolici, non vedo come, se uno vuole bere, non vedo come potrebbero migliorare la salute della gente. Altre notizie allarmanti della Thailandia sono che ogni 3x2 esce un nuovo articolo per quanto riguarda truffe e danni di cittadini thailandesi. Ormai ci sono proprio organizzazioni che cercano di carpire la buona fede dei cittadini thailandesi facendo finta di essere dei broker immobiliari, quindi fanno vedere dei palazzi in costruzione, fanno finta di essere loro quelli che devono vendere i lotti e intascano i soldi e spariscono. Oppure ci sono, per esempio, usando Facebook, ci sono persone che fanno finta di essere venditori di oro, di gioielli, e tramite Facebook appunto trovano dei clienti che gli mandano i soldi e poi ricevono un pacco, cioè un pacchetto con dei massi, dei sassi, dei mattoni, un pacco. Sicuramente è una delle notizie che è sempre presente, monitorata giorno dopo giorno sui vari giornali thailandesi, è il valore del baht nei confronti delle altre monete, in quanto il fatto che ci sia un baht forte già da diverso tempo sta danneggiando l'economia thailandese, le esportazioni, il turismo, e quindi ogni 3x2 c'è un articolo che parla del BAT, che è la banca centrale thailandese, ha intenzione di aumentare l'inflazione, ma poi alla fine il prezzo del BAT continua a salire, quindi com'era? Tutto chiacchiere distintivo. Una notizia molto sorprendente invece è stata il fatto che verso la seconda settimana di dicembre del 2019 in Thailandia c'è stato il crollo delle temperature. Nel senso che anche a Bangkok la temperatura è scesa di 10-12 gradi in meno rispetto alla media. E questo è un evento che non si verifica tanto spesso in Thailandia, perché le temperature sono abbastanza elevate. Cioè in Thailandia c'è freddo quando ci sono 28 gradi, ma che la temperatura arrivi a 13-14 gradi è grave. Infatti in alcune province nella zona centrale, nella zona est del paese, quindi tipo Sakae, ci sono state anche le morti a causa del freddo. Prevalentemente poi negli articoli si legge che erano alcolizzati, cioè gente, barboni thailandesi che vivono insomma per strada, dormono sulle banchine e quei soldi che riescono a racimolare con l'elemosina se li bevono in alcolici. E
gli articoli specificavano che sono persone che ovviamente stando all'aperto, quindi si beccano il freddo della notte, che la temperatura può arrivare anche a 2-3 gradi di notte, in quel periodo è arrivato a 2-3 gradi, e quindi molto freddo, e in più sono pieni di alcol, quindi vasodilatazione, e poi magari persone che soffrivano anche di cuore, insomma problemi vari, e tutto questo insieme di fattori può portare alla morte, il freddo può portare alla morte delle persone. Una notizia invece che ha scosso tutto il paese è stata quella dello Jack lo squartatore thailandese. Infatti c'era praticamente un serial killer thailandese che era stato arrestato decenni fa e poi praticamente qualche mese fa per buona condotta, un serial killer per buona condotta è stato rilasciato. Lui è appena uscito dal carcere, via Facebook ha contattato una donna, ha fatto amicizia con una donna, si è finto di essere un avvocato eccezionale, stupendo, eccetera eccetera, e poi quando si sono incontrati sono andati a vivere insieme a casa di lei ovviamente, e l'ha ammazzata ed è scappato. Poi la fuga è durata 24 ore perché è stato beccato su un treno una coppia di ragazzini, di studenti universitari, un ragazzo e una ragazza, l'hanno visto, l'hanno riconosciuto, hanno fatto la fotografia, il filmato, hanno chiamato la polizia e la polizia gli ha detto di intrattenerlo fin tanto che non arrivava. Cioè, chiedi a due ragazzini di intrattenere un serial killer da lì, cioè è stupendo ragazzi, cioè se in Italia facessimo così, porca miseria. E comunque la polizia è riuscita a beccarlo e praticamente siccome mandarlo in galera solo come serial killer, come assassino che aveva già ammazzato 5 donne quando fu arrestato la prima volta e un'altra donna adesso, gli sembrava poco, e allora la polizia per aumentare le pendenze su quest'uomo, su questo uomo, e l'ha accusato anche di furto di motorino, perché lui aveva preso il motorino per andare a fare il motorino della donna che poi ha ucciso per andare a fare la spesa, e quindi dice ah allora è rubato il motorino, qui è una pendenza penale in più. Bene, queste erano solo alcune delle notizie più salienti che sono state pubblicate negli ultimi 6 mesi sui giornali thailandesi. Io ho colto l'occasione di fare questo special sia per ricordare un po', ripercorrere le notizie degli ultimi 6 mesi, ma anche e soprattutto per augurarvi un sereno e felice e magnifico e stupendo 2020. Vi voglio bene.